33° minuto del secondo tempo. Applausi scroscianti per Candreva, un gol straordinario, un gol eccezionale. Palla da Mauri, il cross con il sinistro, Giorgio Gitte, 2-0, il raddoppio della Lazio, ancora lui, ancora il... Non esce Di Viano, deviazione, rete della Lazio, vantaggio della Lazio in mischia, il gol, due tocchi, ma il gol è stato addirittura da parte di Gentiletti, e quindi il gran ritorno di Gentiletti proprio nel campo dove si fece male. Va in avanti Santiago Gentiletti all'ottavo minuto, sblocca la partita. Lazio in vantaggio, Close alla mezz'ora, Cagliari 0, Lazio 1 per il Lari in corsa di Biglia con il destro, il tiro rete. Lazio in vantaggio esattamente al 40° minuto di gioco con il neoentrato Onasi, cambia il parziale, Napoli 2 Lazio 3, a te la linea. Emozione a non finire quindi al San Paolo, la Lazio è vicinissima. Felipe Anderson, la Lazio in vantaggio al 26° della ripresa, travolgente azione del brasiliano, ancora Felipe Anderson, il raddoppio in contropiede della Lazio al 33° minuto nel corso della ripresa. È pronto Candreva, parte il tiro, un cucchiaio bellissimo con palla che finisce in rete, un tocco morbidissimo di Candreva, il gol dell'ex al 23° minuto per la Lazio. Resiste una carica di impostazione per Candreva sulla destra, alza la testa Candreva, passo, la deviazione, rete, vantaggio della Lazio, vantaggio della Lazio, il gol è di Giorgevic, che qui il controllo è di Onassi, carica il nigeriano al destro, poi preferisce servire ancora di prima per Giorgevic, area di rigore, sinistro, destro, Giorgevic, rete, ancora Giorgevic, area di rigore, diagonale, gol, una tripletta strepitosa di Filip Giorgevic, un sinistro in diagonale che ha letteralmente bucato le mani di Sorrentino. Di poi Mauri, il tiro, calone in rete, il gol del pareggio realizzato da Parolo, è stato lui a colpire di giustezza. Se adesso dorme Mexes e quindi Close davanti al portiere, il tiro, la rete del 2-1, dice che va a vuoto, non è finita, il tiro e la rete del 3-1, Lazio che va in rete. Confusione della rete di Lucas Biglia, un gol pazzesco dell'argentino, dal limite al volo ha trovato un angolo remoto ed inarrivabile per Neto, che si è disteso all'altezza della palla alla sua sinistra ma non è riuscito ad intercettare il pallone calciato dal centrocampista argentino. C'è in anticipo poi la conclusione, quella di Biglia, palo clamoroso, un tiro di Biglia pazzesco, pazzesca la conclusione di Biglia, ancora una volta al volo. State ascoltando il Nido delle Aquile.